Si è chiusa oggi la due giorni dedicata al benessere e alla cura del corpo, Beauty Days, all'Ario Fiere di Erba, l'evento ad ingresso gratuito dedicata a consumatori e operatori del settore, estetisti, parrucchieri e poi spazio al mondo delle spa e a quello del fitness, agli operatori del settore, alle aziende e alle scuole. Dimostrazioni, incontri con i professionisti, tra i volti noti Diego Dalla Palma e Paolo Guatelli, momenti di approfondimento, un'occasione infine per far rete e creare nuove opportunità di lavoro. Siamo molto soddisfatti, ha detto Fabio Dadati, presidente di Lario Fiere. Ieri nella giornata di apertura abbiamo raggiunto 4.000 presenze. Abbiamo avuto un buon riscontro anche per quanto riguarda la partecipazione a diversi eventi di approfondimento che si sono alternati in questi due giorni. Una prima edizione per Lario Fiere che guarda già al futuro. Gli espositori sono soddisfatti, la manifestazione ha funzionato, ha spiegato ancora Dadati. Ora inizieremo a lavorare alla seconda edizione del 2024 cercando di arricchire e di migliorarla. Duplice l'obiettivo dell'evento: da una parte stimolare il mercato promuovendo la professionalità degli operatori di settore, dando visibilità ai prodotti, e dall'altro rendere protagonisti consapevoli consumatori che, visitando la fiera ed entrando in contatto diretto con i professionisti del benessere, sono stati coinvolti in esperienze sensoriali. La fiera, creata dalle associazioni di riferimento con il contributo della Camera di Commercio di Comellecco, è arrivata in un periodo incoraggiante sul fronte delle previsioni di crescita dei consumi del comparto, che ha radici nel periodo più difficile della pandemia, quando si è riscoperto il desiderio di benessere.